Ragazzi, buongiorno e bentornati incredibili in un nuovo episodio delle quattro chiacchiere di Godo incredibile. Se seguite questa serie incredibile avrete notato istantaneamente un dettaglio diverso da tutti gli altri episodi delle quattro chiacchiere di Godo, cioè il fatto che non sto facendo la intro solita incredibile in piedi sulla mia porta misteriosa che dà sul seguito del mio ufficio incredibile. E voi direte: quali misteri incredibili sono dietro questo cambio incredibile? In realtà è perché mi sono fatto male al piede e non posso stare in piedi. È successo ieri, stavo in palestra e ho sbattuto il mignolo nello spigolo della porta. Se avete mai sbattuto il mignolo nello spigolo della porta, sapete che non è proprio una di quelle cose che ti riempie di godo, ti riempie di cose brutte da dire, ma non è godo. Quindi, per evitare dolori eccessivi, partiamo oggi calmi e tranquilli da questa bella sede incredibile. Comunque, di cosa parleremo oggi? Parleremo di Money in the Bank, l'ultimo pay-per-view targato WWE incredibile, che è stato diciamo che è stato tipo Clash of the Castle, più o meno siamo là. Ci sono state cose molto belle circa e cose molto 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 brutte, mannaggia. Però questo non deve togliervi lo sguardo godoso dal fatto che tra un po' c'è SummerSlam e a SummerSlam potrebbero succedere cose spasi come il ritorno di Roman Reigns, storyline che iniziano, altre che dovrebbero chiudersi ma non si sono ancora chiuse, insomma hype ce n'è abbastanza. Parlato tranquilli che se mi state per chiedere: ma dove sono finiti Zeus e Scheletro? Come possiamo noi vedere gli episodi di quattro chiacchiere di Godo senza di loro? State tranquilli, perché ad agosto, se smettono di essere depressi da quello che è successo a Godomania, tra l'altro uscirà pure uno special ad agosto, e probabilmente ad agosto, piccolo spoiler, inizierà il nuovo arco narrativo incredibile e ho già in mente come fare lo special finale di quest'arco, quindi GG. Però dovrebbe uscire un nuovo episodio delle quattro chiacchiere di Godo finalmente con loro, e sinceramente uno di voi mi ha pure fatto notare che quest'anno ho fatto meno costumini kawaii per loro, perché ho fatto effettivamente meno episodi di quattro chiacchiere di Godo su un tema specifico che merita un costumino rispetto a tutti i gameplay che ho fatto sul canale. Quindi l'equilibrio del canale sta andando un po' sus, però state tranquilli che cercherò di fare tutto. Per ottobre me lo sono messo come must, devo essere stato in grado di far uscire un episodio di ogni serie che voglio portare sul canale. Me ne mancano ancora due che usciranno nel prossimo arco narrativo, se tutto va bene. Incredibile. Comunque, tranquilli che agosto torneranno anche su Se Scheletro con lo special, e probabilmente l'episodio che farò con il costume di loro sarà l'episodio su Poppy Playtime. Potrei fare Scheletro travestito da Giwaggi, sarebbe una cosa originale, e Sus da Mammy Long Legs. Sto, ve la butto così. Partiamo col primo match della serata, il Money in the Bank maschile, con un sacco di contendenti al Money in the Bank veramente spicy. Abbiamo la Knight, Drew McIntyre, Chad Gable, Jey Uso, Andrade e Carmelo Ace. Il match in sé è stato il classico Money in the Bank, ci sono stati degli spot assurdi che poi tra poco vi racconterò, incredibile. Non so dirvi se mi è piaciuto più il Money in the Bank maschile o il Money in the Bank femminile, perché in entrambi ci sono stati pochi spot assurdi, però te li ricordi bene, sia in quello maschile che in quello femminile. Però nel complesso quello maschile l'ho notato un pochino veloce. Di solito lo fanno più lungo il Money in the Bank, quest'anno è stato più fast, forse perché volevano appunto fare più match durante il pay-per-view e hanno tagliato un po' di tempo. Quindi è stato tutto adrenalinico incredibile, tutti si sono menati, powerbomb sulle scale, lo spot assurdo, non so se riesco a trovarvi l'immagine, ma lo spot di Carmelo Ace, Andrade lo prende e gli fa questa powerbomb sulla scala che la schiena di Carmelo Ace ci saluta. Parliamo dell'argomento spicy di questo match, cioè il fatto che tutti e sei sono sei wrestler incredibili, che tutti e sei meritano per le loro storyline che stanno facendo. Piccolo recapino: abbiamo Drew McIntyre. Di Drew ormai sappiamo, la saga è finita di Drew con CM Punk, che vi dirò sinceramente una cosa: mi sta cominciando a rompere i coglioni. Non dovrei dire una cosa del genere perché ancora devono fare il match, però la stanno tirando un po' troppo le lunghe. Lo so, vi starete dicendo: ma CM Punk è infortunato. Se CM Punk non si era infortunato avrebbero fatto il match prima e tanti saluti. E avete ragione anche voi, però io vi giuro, da una parte c'è pathos, lo vedi che CM Punk e Drew vogliono fare questo feud è importante per entrambi. Drew, di tutti questi sei, ve lo dico sinceramente, se da una parte poteva sembrare quello più favorito, infatti poi ha vinto, dall'altra non ne aveva proprio bisogno, ragazzi miei. Il Money in the Bank è stata una delle mie stipulazioni preferite, ma la WWE me la sta distruggendo negli ultimi anni. È fichissima come stipulazione, perché tu puoi prendere un tizio random X
chi ha del potenziale, gli dai la valigetta, quindi lui ha una title shot in qualsiasi momento che lui vuole, e tu crei un personaggio, magari lo fai diventare un arrogante heel, oppure lo puoi far diventare babyface, come ti pare, però lui ha la possibilità perché ha la valigetta. Quindi quello è uno strumento da dare a una superstar che magari è nel medio per farla diventare alto, perché da lì si può creare un potenziale incredibile. E ci sono state una marea di superstar che hanno avuto successo con la valigetta. Edge principalmente ci ha creato letteralmente il suo personaggio dell'opportunista sus. Però oltre a Edge è stato Dolph Ziggler. Anche Dolph Ziggler è stato fighissimo tutto il viaggio che ha avuto con la valigetta. Ma per carità, c'è stato Mr. Kennedy, che purtroppo è finita male perché ci sono stati problemi sus nel backstage e quindi l'hanno ridata a Edge. CM Punk stesso due volte ha vinto il Money in the Bank. Rob Van Dam pure, addirittura lo ha vinto il titolo intercontinentale quando aveva la valigetta. Questo per farvi alcuni esempi sus. E poi ovviamente ci sono i disgraziati tipo Austin Theory, Damien Sandow, Baron Corbin e questi qua che hanno fallito. E noi ci mettiamo pure Drew. Per me Drew il primo non doveva vincere, e la cosa peggiore forse, io mi faccio passare anche a malincuore che lo facevate vincere, ma non esiste che poi succede quello che è successo nel match tra Priest e Rollins, dove sprecate la valigetta. E voi mi direte, però lo farli sprecare la valigetta serve a mettere più fuoco tra il feud, tra CM Punk e Drew. Ma quanto fuoco ce volete mettere? Volete fare un incendio? Non ce n'era bisogno, ma avete sprecato una possibilità di dare a qualcuno che la meritava. Ve lo dico sinceramente, la WWE non aveva idea di come mettere il Money in the Bank quest'anno con le storyline, perché Cody ce l'hai loccato fino a WrestleMania con The Rock e tutti quanti, quindi lui non può perdere il titolo. Dall'altra parte hai Damian Priest che deve perdere il titolo con Gunther, e probabilmente Gunther dovrà rimanere campione fino alla fine dei tempi. Quindi non sapevano che fare, hanno detto, sentite, allora, dato che lui non lo possiamo far perdere, noi non lo possiamo far perdere, lo facciamo vincere a Drew, lui va a fare il match dopo e lo perde come un coglione. Però male, questo è proprio male. Bastava CM Punk che mentre Drew era sulla scala lo spingeva e cadeva giù. Così mandavi avanti il feud e non sprecavi il Money in the Bank, perché il Money in the Bank vale più di un anno. Magari aprile prossimo, cioè se sono campioni nuovi, era più facile usare il Money in the Bank. Una cazzata clamorosa. E questo per quanto riguarda Drew, ma ne riparlerò poi nel match dopo. Jey Uso, ragazzi, Jey Uso è incredibile, è diventata la top babyface star di meritava di Money in the Bank? Assolutamente sì, lui era tra quelli che lo meritava di più, ragazzi. Cavolo, se lo meritava. La Knight, guarda, l'anno scorso era il momento di la Knight, non doveva vincere Priest l'anno scorso, doveva vincere la Knight e non l'hanno fatto vincere. Quest'anno era inutile per la Knight, perché tutti sapevano che a SummerSlam dovrebbe battere Logan Paul. Logan Paul, il suo regno di 300 giorni con due difese, ragazzi, una vergogna, cavolo, solo perché è Logan Paul. Poi Andrade non aveva speranze. Carmelo Hayes, con tutto il successo che ha avuto in NXT, avrebbe meritato il Money in the Bank, perché potevi creare un heel molto sus a SmackDown, che poteva andare intorno a Cody, aspettare il momento giusto, quindi assolutamente Carmelo poteva vincere. E poi quello che per me sarebbe dovuto essere il vincitore, cioè Chad Gable, che ha perso di nuovo, ragazzi. Ve l'ho detto nel video di Clash of the Castle, per me è assurdo che da quando Chad Gable ha firmato il contratto per rimanere con la WWE non ne ha vinta una. Ha perso tre volte contro Sami Zayn, ha perso il Money in the Bank. Ragazzi, io non lo so che devono fare con quest'uomo. Ma perché non pushate Chad Gable? È incredibile, gli avete dato la gimmick alla Kurt Angle, l'avete fatto diventare heel, mo gli dati Creed Brother, avete il Team Angle 2.0 e continua a perdere. E poi in tutto questo Gable è stato l'MVP del match, suplex a destra, a sinistra, carino il feud tra Jey Uso e la Knight, uno che fa yeah e quello che fa yeet, pure quello è carino. Ripeto, match buono, però il finale, avendo visto poi come è finito, lo rende ancora più un match inutile, che poteva dare speranza a uno degli altri 5 per provare a buildare qualcosa di importante. Ma come al solito la WWE ha scelto la via più breve senza riflettere mai nella vita, mannaggia voi. Parlando di delusioni, il secondo match della serata, Braun Breaker contro Sami Zayn per il titolo intercontinentale. Ragazzi, io credo che la WWE me lo faccia apposta. Per me la WWE mi guarda i video sicuramente, palese che la WWE guarda i miei video, e ogni volta che io dico che Sami Zayn dovrebbe perdere il titolo istantaneamente perché il suo regno titolato non mi piace per niente, loro lo fanno vincere, perché ve l'ho detto anche nei video scorsi, per me Sami Zayn non doveva assolutamente battere Gunther a WrestleMania per il titolo intercontinentale. E ve lo dice uno che segue Sami Zayn da quando era il generico e bla 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 bla. Quell'uomo doveva essere Chad Gable, di nuovo ha perso pure quella volta. Sami Zayn ha battuto Chad Gable tre volte, inizia un feud con Braun Breaker, ragazzi, Breakout NXT Star con Carmelo Hayes. Quello ha perso il Money in the Bank,
e Carmelo Hayes adesso ce lo siamo levati. A Raw, Braun Breaker sta distruggendo tutti, Spear dietro l'altro, lo state buildando un po' come Goldberg, Scott Steiner, delle bestie incredibili, va nel suo primo match titolato, è imbattuto e perde. Cioè, io capisco che crediate in Sami Zayn, ma basta! Ma perché non date la possibilità quando c'è? È lo stesso discorso che vi ho fatto l'altra volta. Ci sono quei momenti X, quando tutto si focussa su una cosa, e quando c'è quel focus, li dovresti far vincere quella superstar che tu mi hai buildato per mesi. Braun Breaker come colui che distrugge tutto, e perde poi come un coglione. Il match è stato buono, classico cliché del ah io sono forte, ah io sono veloce, uso le tecniche sus. Tra l'altro Braun Breaker ha salvato Sami Zayn da uno spot che stava per ammazzarla, ha preso al volo, l'ha sbattuto, quindi cose incredibili. Braun Breaker ha iniziato ad usare la mossa che faceva in NXT che mi piaceva tanto. A un certo punto succede questa cosa sus, tipo Braun Breaker manda Sami Zayn sul tavolo, dei commentatori incredibili, lui fa questo spot di una clothesline pazzesco, che l'ha mezza bocciata, non si è capito se si è fatto male alla gamba. Per il resto del match lui fa finta che gli fa male la gamba, poi Sami Zayn lo attacca con la luva kick, ma lui lo intercetta con una ginocchiata sulla gamba che gli faceva male, poi prova il pinfall, perde, Sami Zayn gli fa un reverse, colpito e viene pinnato. Esistono modi, cara WWE, per far perdere qualcuno in maniera meno plateale e, come dire, triste. Volevate rendere Braun Breaker forte anche in sconfitta? Lo potevate fare assolutamente. Aveva la gamba infortunata? Poteva perdere per sottomissione. Perdere per sottomissione perché si è fatto male la gamba ci sta di più che perdere per lo schienamento. Schienamento è proprio una cosa basilare, ragazzi. Nelle storyline, se subito perdi per schienamento, che seguito c'è, ragazzi? Oppure, la cosa migliore poteva perdere per un roll up. Lui faceva un kick out al suo calcio, gli colpiva la gamba, lui faceva, oh, sto cadendo, gli faceva un roll up, battendo sulla gamba infortunata. 1, 2, 3, Sami Zayn rimaneva campione, ma almeno avevi reso forte, non avevi distrutto l'aura di Braun Breaker che avevate costruito per 3 mesi. Post-match, Braun Breaker avrebbe potuto fare tipo 6 spear a Sami Zayn per raperlo al suolo. Avevi reso Braun Breaker forte anche in una sconfitta incredibile, invece no. Io non ho idea di cosa vorranno fare con Sami Zayn, a me l'idea che Sami Zayn abbia un regno lungo e addirittura la WWE stia paragonando il regno di Sami Zayn con quello di Gunther, ragazzi, mi viene voglia di sparire in un altro universo, quindi non è una cosa positiva, non diciamo cavolate. Il regno di Gunther, c'è un motivo se è il miglior campione intercontinentale della vita. Sami Zayn, no. A SummerSlam forse faranno Braun Breaker contro Sami Zayn 2 con magari Braun Breaker che vince. Non si è capito che vogliono fare col titolo intercontinentale incredibile, vedremo che succederà. Match buono, anche qui finale meh. Poi arriviamo a quello che forse è stato il momento più particolare di tutta la serata, cioè arriva Trish Stratus, che è stata la mia adolescenza, la mia maturità, è stata tutto questa donna incredibile, lei con Lita, mamma mia, è entrata, dato che lei mi pare che era l'host di Money in the Bank, perché siamo in Canada in tutto questo, racconta dei titoli che ha vinto, dei match che ha fatto, non si è capito se si è ritirata definitivamente dopo i match che aveva fatto l'anno scorso, fa questo discorso su e poi inaspettatamente fa entrare niente proprio di meno che John Cena. Attenzione, pure l'anno scorso John Cena era venuto a Money in the Bank, mi pare, per annunciare una WrestleMania a Londra, credo. Poi l'anno prima ancora era tornato per affrontare Roman Reigns, quindi Money in the Bank sta diventando il pay-per-view di John Cena, quindi torna John Cena per il terzo anno consecutivo. E nell'area c'era qualcosa di sus, perché infatti sulla maglietta, se non sbaglio, si leggeva qualcosa che aveva a che fare con l'annuncio che stava per fare. Cioè il fatto che, dopo aver parlato con il pubblico, fa le classiche battute da John Cena incredibile, e poi ammette che il prossimo anno sarà l'ultimo anno dove combatterà sul ring prima di ritirarsi, con il pubblico che fa ah, non ci posso credere, incredibile. Dopo questa frase bomba ha detto continuerò a parlare di questo argomento nella conferenza post Money in the Bank. Effettivamente ha fatto la conferenza e ha spiegato che il prossimo anno, da gennaio fino a dicembre, sarà l'anno finale della carriera di John Cena, il John Cena Tour 2025, così lo chiamano. A parte il fatto che adesso tutti quelli che hanno fischiato per anni John Cena, tutti a fare oh no John Cena, vabbè ci sta. Però la cosa incredibile di tutto questo è il fatto di quanto cavolo passi in fretta il tempo. Siamo nel 2024 e John Cena sta per ritirarsi. Mi sembra ieri, quindi 20 anni fa, quando io avevo 6 anni circa, che mi vedevo John Cena che era appena diventato campione, ho chiuso gli occhi, sono passati 20 anni e sto qui a parlare con voi del fatto che John Cena si sta per ritirare. Il tempo è veramente una cosa distorta, come direbbe un mio collega incredibile, però fa paura certe volte, ve lo dico sinceramente. Vorrei mettermi a parlare del fatto di come concludere la carriera di John Cena, perché già su internet leggerete le peggio cose, gente che lo vuole far diventare heel, gente che lo vuole NXT. Io vorrei solo una cosa, che la WWE faccia con John Cena quello che la AEW ha fatto con Sting.
Se non sapete di cosa sto parlando, andatevi a recuperare tutti i match che ha fatto Sting negli AEW e soprattutto il suo match finale, che è stato commovente. Per carità, potrete criticarla AEW quanto volete, ma come hanno trattato Sting è stato proprio uno chef kiss, sono stati straordinari. Quindi io spero che la WWE faccia un trattamento uguale con John Cena. Io chiedo solamente match freschi, usate John Cena per pushare giovani ragazzi, per favore. Per carità, CM Punk ha già detto che vuole un ultimo match con John Cena. Fatevi far match con CM Punk, fatevi far match con Randy Orton, ma per favore dovete mettere John Cena in incontri contro wrestler giovani, non anziani, cavolo. Quindi match con Carmelo Hayes, Bron Breakker, Dragunov, in NXT, giovani talenti che possono vantarsi di aver battuto magari John Cena e usare quella cosa per crescere e diventare più forti, incredibile. Io la butto così, vi dico come avrei buccato così a caso John Cena così. Io avrei fatto vincere immediatamente il titolo intercontinentale a Bron Breakker, proprio subito, e avrei fatto rimanere Bron Breakker campione fino a WrestleMania. A WrestleMania mi facevi John Cena contro Bron Breakker con il titolo intercontinentale in palio. Voi direte perché? Per due motivi. Primo, perché voglio che John Cena rompa il record di Ric Flair del 17° titolo. Secondo, perché lui non ha mai vinto il titolo intercontinentale, e andare contro Bron Breakker, che è forte, è giovane, può fare mosse incredibili, sarebbe stato perfetto. Quindi io spero che loro facciano questa cosa incredibile. Oppure un match con Carmelo Hayes per il titolo degli Stati Uniti. Però questo sarebbe il match a prestigio. Poi ovviamente hai tutto l'anno, voglia a fare match incredibili. Vedremo cosa la WWE farà, ok? Poi, prossimo match. Questo in realtà è molto breve, perché è il match tra Seth Rollins e Damian Priest, che un pochino ne ho parlato prima nel Money in the Bank. Per carità, loro due hanno una buona alchimia. Il problema è che è un match che abbiamo già visto mille volte, perché se vi andate a rivedere i match che ha fatto Rollins quando era campione, noterete che molti match li ha fatti con Damian Priest. Quindi è lo stesso match che hanno fatto insieme in salsa Money in the Bank, quindi stessi spot, stessi kick out, però ci sono delle cose simpatiche. La prima cosa, il botch tremendo che Seth Rollins ha fatto su Damian Priest. Non si è capito, ma a quanto pare Seth Rollins dovrebbe aver colpito con il ginocchio la testa di Damian Priest, quindi quando gli ha fatto il Falcon Arrow doveva fare kick out a 2, lui non l'ha fatto perché era cotto e l'arbitro ha smesso di fare il count, altrimenti Rollins avrebbe vinto il titolo. Quindi c'è stato quel momento di confusione e poi è arrivato Drew. Poi arriva Drew, il match diventa un triple threat match, Drew sta per vincere, arriva CM Punk, fa le robe alla CM Punk e di fatto Drew McIntyre perde il titolo di nuovo e viene pinnato da Damian Priest. Incredibile. Secondo me non ce n'era assolutamente bisogno. Bastava che CM Punk buttava giù la scala e Drew non vinceva, e non sprecavi il Money in the Bank e potevi pushare un altro ragazzo. Per me è scandaloso che abbiano scelto questa idea. Da una parte vi posso dare ragione che serve a mettere fuoco, però non basta sto fuoco. Usate il fuoco che avete e fate un match decente, un feud decente. C'è bisogno di fare un incendio e poi il match è una sola, perché ho molta paura che tutto questo build up porterà un match fra Drew e CM Punk che sarà terribile. Io ho questa sensazione e spero non si avveri. Quindi per favore usate il build up che avete, fate un buon match, pensate a fare il match buono, basta questi feud eterni che poi sfociano in match deludenti. Per favore, datemi retta una volta. E poi, per carità, è carino che abbiano usato questo match anche per far tornare Rollins nel feud di CM Punk, perché se vi ricordate da WrestleMania il match doveva essere CM Punk contro Seth Rollins, che poi non c'è stato perché si sono fortunati tutti e due. Secondo me Damian Priest hanno fatto diventare campione proprio solo e solamente per alimentare il feud di quelli che gli ruotano attorno. Cioè, ci avete fatto caso che Damian Priest è un campione di carta? Cosa intendo con campione di carta? È uno di quei superstar che tu gli hai dato il titolo, tipo Jinder Mahal ai tempi d'oro, ma sai che non è un campione vero, cioè non vale niente la cintura, cioè la cintura viene fatta anche dalla persona che la porta, ragazzi. Cioè, quando John Cena era campione, la cintura aveva valore perché era John Cena che portava quella cintura in maniera sus, con combattimenti assurdi, feud assurdi, cioè tutto era incentrato su di lui. Damian Priest non è mai incentrato su di lui, sono tutte le cose che ruotano a Damian Priest che lo fanno essere campione, non Damian Priest stesso. E c'hai Judgment Day e Liv Morgan e Seth Rollins, CM Punk e Drew, tutti gira attorno a Damian Priest. Ma Damian Priest come campione pessimo, ragazzi, cioè non è che pessimo, porello, è poco credibile secondo me, ed è veramente un peccato perché non ci hanno creduto. Cioè gli hanno dato il titolo e hanno detto: senti, tu restarai campione 5-6 mesi, ti mettiamo ste robe attorno, ma comincia a non crederci più neanche lui. Infatti io spero perda il titolo contro Gunther. Dovrebbero creare quello che stanno facendo in NXT con Oba Femi. Lui è NXT North American Champion, imbattuto da quasi un anno, fa match assurdi, è una powerhouse assurda che ricorda molto Batista, pure quando fai promo ricorda molto Batista. Lui è credibile come campione. Tu sai che quando uno va contro Oba Femi verrà distrutto, perché lui è un campione e la cintura prende valore. Damian Priest invece è un campione di carta, cioè il titolo che porta è finto, purtroppo, perché non è credibile, perché i suoi match non finiscono mai puliti. Cioè, purtroppo Damian Priest non ha uno spessore per come lo hanno buildato. Se lo avessero buildato fin da subito che vinceva i suoi match da solo, per carità, ogni tanto qualche interferenza come vi pare, però non so, ci doveva essere di più. E voi mi potreste dire:
Però attenzione, Roman Reigns è stato campione per 3000 giorni, quanti vi pare. Però anche lui i suoi match finivano con interferenze della Bloodline, eccetera. Avete ragione, però mi volete mettere il fattore megastar che ha Roman Reigns con un Damian Priest, per favore, ragazzi. Cioè, lui da heel con la Bloodline funzionava. Quando c'era su Fox, SmackDown, subito tutti avevano, perché lui era un vero campione, gli dava l'aria da campione. Damian Priest non c'era questa cosa, mi dispiace veramente tanto. Money in the Bank femminile, match veramente, veramente simpatico. Anche qui potrei battere sul fatto che il vincitore è Sus, però ha vinto Tiffany Stratton, quindi sapete che Tiffy Time forever, sono contento. Però avrebbe meritato pure un'altra signorina, che ne parlerò tra poco, incredibile. Comunque, le contendenti erano Tiffany Stratton, Chelsea Green, Zoe Stark, Valkyria, Io Sky e Naomi. Incredibile. Pure qui spot assurdi. Mi dispiace per Zoe Stark, perché porella, lei ha preso credo due degli spot, uno positivo e uno negativo della serata. Primo, mi pare, a inizio match ha fatto un suplex, non mi ricordo su chi, ma ha bocciato e ha sbattuto la testa sulla scala. Ragazzi, secondo me si è fatta un male, ma un male fotonico. E l'altro è lo spot con Io Sky che gli fa una driver dalle scale sull'altra scala, che secondo me l'ha proprio eliminata, uno degli spot più assurdi per quanto riguarda il Money in the Bank femminile. L'altro spot ovviamente è quello finale, che è successo a Chelsea Green quando è caduta su un tavolo. GG a Chelsea Green. E quello che vi stavo dicendo poco fa è che forse le uniche due che meritavano di vincere qui erano Tiffany Stratton e Chelsea Green. Ci sta, la metteranno nella storyline con Nia Jax e Bayley, forse userà il cashing a SummerSlam, non si sa, però Tiffany Stratton ci sta. Però nel cuore anche Chelsea Green avrebbe meritato di vincere. Forse lo sai che Chelsea Green di più, perché Tiffany Stratton ce l'ha quell'idea che vincerà il titolo prossimamente, no? Poi si dice avrà un match con Charlotte a WrestleMania 41, quindi figuratevi. Però Chelsea Green forse, per tutto quello che si sta mettendo, per il personaggio comico che sta creando, per la storia con Piper Niven, per i match che fa, per come ci sta impiegando veramente tanto in questo ruolo, forse avrebbe meritato, perché lei avrebbe potuto creare un personaggio heel mid-card che per un anno avrebbe tenuto a valigetta tipo Carmella, per usare al momento del bisogno. Immaginatevi Chelsea Green che dopo il match tra Charlotte e Tiffany usava il Money in the Bank e diventava campionessa, sarebbe stato molto molto carino. Per il resto Naomi non avrebbe mai potuto vincere, Valkyrie è appena arrivata, figuriamoci se la fanno vincere. Tiffany ha vinto, Chelsea Green ve l'ho detta, Zoe Stark non aveva possibilità e Yosuke ha vinto l'anno scorso, quindi era abbastanza improbabile che la facevano vincere due volte di seguito. E poi arriviamo al main event incredibile, che ovviamente non è un match titolato, ma è un six-man tag incredibile con il team di Cody Rhodes, Kevin Owens e Randy Orton, che ormai proprio loro due con la Bloodline vanno d'accordo, incredibile, contro il team di Solo Sokoa, Jacob Fatu e Tama Tonga. E ovviamente anche Tangaloa, che è nascosto sotto il ring, però di lui ne parleremo tra poco. Morello, ragazzi, concedetemi di dire la cosa più inevitabile del momento. Cioè il fatto che io gli avevo detto video e video fa che Jacob Fatu era una belva, e quando ho visto il debutto di Jacob Fatu a SmackDown, ragazzi, lui nella prima sera ha distrutto Cody, Kevin Owens, Randy Orton, e lo stanno buildando come un bulldozer. Così si buildano le superstar, ragazzi. Mamma mia, io spero non perda male, ma non credo lo faranno perdere, ragazzi. Cioè, Jacob Fatu, a parte che è giovanissimo, non so se lo sapete, ma lui ha tipo meno di 35 anni, è dimagrito un botto, ha perso, non so, tipo 30 kg in questi 4 mesi da WrestleMania in poi, GG. Io avevo detto che era un bulldozer, lo stanno buildando come un bulldozer, non so se la sapevate, però non hanno fatto debuttare Jacob Fatu prima, perché avevano paura che Solo Sokoa avrebbe perso la sua aura, e l'ha persa ugualmente, ragazzi. Sì, ve lo dico col cuore in mano. Solo si sta impegnando tantissimo a provare a essere il nuovo Roman Reigns, e le prenderà tantissimo, ma lo spessore che ha Jacob Fatu è inarrivabile, ragazzi. Secondo me lui dovrebbe essere il nuovo Tribal Chief. A un certo punto Jacob Fatu distruggerà Solo, diventerà lui il leader della nuova Bloodline e distruggerà anche Roman Reigns, diventando lui il nuovo samoano top della WWE. Vedrete, perché è assurdo, l'avete visto? Fa delle mosse acrobatiche assurde, è potente, è crudele, è cattivo, è perfetto, ragazzi, è incredibile. E poi dall'altro, vedetevi i promo che faceva in MLW, ragazzi. Il ragazzone sa anche parlare, sa fare dei promo molto potenti, ragazzi. C'ha tutto quest'uomo, tutto. L'hanno fatto debuttare in maniera strong, l'hanno fatto mettere con Solo Sokoa, e in questo match lui ha fatto quello che doveva fare, distruggere tutto e aiutare Solo a vincere. Infatti a SummerSlam ci sarà Solo Sokoa contro Cody Rhodes per il titolo. Ovviamente Solo perderà, e secondo me Roman Reigns tornerà e si comincerà a buildare il feud tra Bloodline 1.0 e Bloodline 2.0. Non so che succederà, non ci sarà The Rock di mezzo, non so che succederà, però a parte questo il match in sé è stato simpatico, però serviva semplicemente a farti vedere quanto Jacob Fatu nel ring sia incredibile, quanto purtroppo Solo Sokoa sia terribilmente slow, ragazzi. Se vi vedete
vede il match. Già che ho fatto nel ring è tutto fastissimo, lui che salta, ma quando arriva solo sopra, un colpo là, là. Per carità, apprezzo l'impegno, perché si sta impegnando veramente tanto, però, ripeto, era poco credibile prima e adesso che c'è già Fado è ancora meno credibile. A un certo punto l'arbitro cade fuori, Cody fa la finish, arriva Randy Orton, sembra che stanno per vincere, Jacob Fatu fa di tutto, super kick, spear, viene buttato sul tavolo, si rialza, fa il whisper in the wind, che è la mossa che faceva Jeff Hardy, distrugge Cody, arriva solo, gli fa il colpetto e solo batte Cody. Ora, builderanno sicuramente anche Randy Orton contro Cody, infatti ieri sera a SmackDown Randy Orton è stato distrutto dalla Bloodline per far vedere che solo è forte, che ci può stare. Però assolutamente Jacob Fatu è il futuro della Bloodline, io sono così felice che non avete idea, spero non me lo rovinino perché altrimenti mi arrabbio veramente tanto. Però devo anche raccontarvi la parte più esilarante di tutto, cioè a un certo punto c'è Randy Orton, no, era Kevin Owens che stava facendo uno spot su Tama Tonga e arriva Tangaloa, che ormai lo sapete, lo prendono per il culo tutti quanti perché tutti i match che fa, lui fa un botch, ha bocciato nel giorno del debutto e ha ribocciato pure a Money in the Bank, doveva entrare sul ring, fare un oblow, è riuscito a mancare low blow, che io non credo nessuno nella storia sia riuscito a mancare un colpo basso, ci riprova una seconda volta, lo connette, ma tipo da un pugno alla testa di Tama Tonga che stava sdraiando. Secondo i rumors online lo hanno preso per il culo tutti quanti nel backstage per questa cosa, perché non si può raccontare. E con questo si conclude Money in the Bank, ragazzi. Non so quanto è venuto lungo questo video, mi sa minimo mezz'ora. Ci vediamo prossimamente con tanti nuovi video incredibili, serie nuove, episodi di 4 chiacchiere di Godo che ci saranno ad agosto, nuovo arco incredibile, personaggi nuovi incredibili, special assurdi e il mio piede che spero guarisca. Quindi io vi ringrazio per aver visto questo episodio incredibile, che è Godo con voi e ci vediamo alla prossima puntata. Woo!